Sì. Sono più forti. Oggi siamo a Salizzole, in provincia di Verona, e questo è il suo castello. Il castello di Salizzole è stato concepito a uso residenziale, sappiamo che esisteva già nel 1200 ed era la residenza della contessa Verde dei Salicelli, che all'inizio del 1200 andò in sposa Alberto della Scala. E nel 1300 il castello passa alla proprietà degli Scaligeri e nel 1400, quando Verona passa alla Repubblica di Venezia, il castello viene venduto all'asta. E viene acquistato da Nicola Cappella, la cui famiglia ne mantiene la proprietà fino al 1793. Dopodiché il patrimonio viene diviso tra le sorelle. E nel 1813 il catasto napoleonico riporta che il castello ha due proprietari, una parte era ai Cosmi Cappella e l'altra parte era del Demanio. Il castello poi è rimasto in abbandono fino al 1980, quando è stato rilevato dal comune, che ha cominciato un'opera di restauro che tuttora sta andando avanti. Forse inizialmente a pianta quadrata, con quattro torri angolari, oggi è costituito da sole due torri ai lati del corpo centrale. Ha uno sviluppo orizzontale, in gran parte rifatto nel XVII secolo. La torre occidentale, merlata, risale al XII secolo. Quella orientale, di 30 metri, viene attribuita ad Alberto. Terenzio Mirandola, della corrente letteraria Gli Insonni, è il testimone di alcune manifestazioni accadute all'interno del castello. Allora, tutto è successo nel 2011, quando mi sono chiuso il primo piano della torre occidentale di Salizzole. Perché mi sono chiuso? Perché cercavo qualcosa? Assolutamente no. Era una mia voglia, di quando ero bambino, da ragazzetto, chiudermi dentro una torre, qualcosa di medievale, un castello, qualcosa, così, per provare l'ebbrezza. Naturalmente quegli anni non l'ho mai provata, dato che in quel periodo lì avevamo organizzato una mostra che era sul Risorgimento. Noi come gruppo, che siamo una corrente letteraria, si chiamano Gli Insonni, e poi c'era un gruppo teatrale, abbiamo organizzato sta mostra, già che avevamo molti documenti, avevamo anche qualche arma, avevamo delle cose belle, insomma. Avevamo delle stampe, delle litografie originali, sia dei Grimaldi da parte piemontese, sia dalla parte austriaca, l'Adam, che erano i maggiori, diciamo, ritrattisti del periodo, tutti comunque della prima guerra di indipendenza, cioè del 48. Avevamo arredato bene la prima sala della Torre Occidentale. Ho detto: questo è il momento giusto. E mi sono chiuso nella prima torre, già che c'era anche un divano dell'epoca, diciamo della metà dell'Ottocento, perciò avevo anche il posto per dormire, sennò qui non c'è niente, come arredi non c'è nulla. Dunque eravamo dicembre, sì, primi di dicembre. Prima ho scritto qualcosina, poi mi sono un attimino sentito che mi è assopivo, ho detto adesso mi corico sul divano e mi sono coricato. E quindi andava tutto perfettamente bene. Verso le 3:30 mi sveglio di soprassalto. C'è una figura sotto la feritoia di sinistra, guardando il lato che guarda il cortile, che sorrideva, non aveva corpo, aveva solo la testa, castana, come giovane, era 15-16 anni massimo. Io l'ho guardato e ho detto, vedo delle cose che non ci sono, sarà l'ambiente, sarà... è apparsa pochi secondi, una manciata di secondi. Sorrideva e basta, non rideva, però aveva quello ironico, ecco, quel sorriso ironico. Dopodiché ho detto, vabbè, rinchiudo gli occhi, mi rimetto da capo, cerco la posizione ideale sul divano,
e dopo verso le 4 un chiasso del demonio. Uno stropiccio di suole sulla scala. Ma io non ho pensato che la scala è troppo lontana, che non posso sentire lo stropiccio, perché la scala è nel palazzo, poi dal palazzo si va alla torre. Perciò era poco probabile che io la sentissi, ma io non ci ho badato. Ho detto, sanno che c'è la mostra, sanno che c'è qualche cosa appetitosa, tra l'altro avevo il disegno preparatorio della battaglia di Somma Campagna, che è unico al mondo, come che avevo messo una candela per terra. Prendo la candela, faccio i 3 scalini che mi portano nella sala attigua del palazzo, e là c'è una teca dove ci sono delle sciabole. Perciò c'erano un briquet del piemontese, che è una spada corta, poi c'era una spada lunga da cavalleria della Savoia e una spada lunga da cavalleria dell'Austro-Ungarica. E allora mi prendo quella corta, che c'è una lama, che è così, e vado verso la scala. E perciò ho detto, e saranno anche 2, 3, forse 4, perché dal casino di questo stropiccio sul pavimento. Allora mi sono messo lì al buio, ho spento la candela, vediamo i primi che entrano. Il primo che entra sicuramente non si aspetta che c'è qualcuno. Dopodiché però, se quando ci sono gli altri, me ne daranno tante. Mi sono messo lì, aspetto, e non si sente nulla. Buio assoluto, Aspetto ancora, e non si sente ancora nulla. Dopodiché non posso mica restare qua. Prendo la maniglia della porta. C'era, tra l'altro, sulla maniglia della porta c'è anche il pulsante che comanda la luce delle scale. Perciò apro la porta, accendo la luce da dentro. Naturalmente non c'è nessuno, la scala è diritta, perciò se ci fosse, non so, 2 tardi si vedrebbero, si fa per dire, perciò non c'è nessuno. Mi sono riaddormentato da capo. E poi è venuto mattino, 6:30, mi sono svegliato, 6:15 mi sono svegliato. Dopodiché doveva essere Santo Stefano, doveva essere il 26, subito dopo Natale, il giorno dopo. E allora arrivano 2 copiette, allora una la seguo io e una invece si arrangia e guarda, c'erano tutte le litografie su cavalletti da pittori. Siamo posizionati dove c'era la feritoia famosa per me, c'è una stampa che era lo Stato Maggiore dell'Esercito Piemontese. C'era tutto lo Stato Maggiore, tutti quelli che comandavano l'Esercito Piemontese, che era una bella stampona, che era della Seconda Guerra dell'Indipendenza. In quel momento lì, praticamente la stampa, che è sopra un cavalletto, lei comincia a levitare, parte e si alza un 10 centimetri. E sono lì. L'altro non se ne accorge, la copietta, che tra l'altro c'era anche un'altra degli insonni sul divano, che mi guardava, perciò lei è diretta, e vede, e dopodiché va giù. Dopo che è oscillato, è stato qualche secondo a questa altezza qua, poi è andato giù sul portaquadro, diciamo, sul supporto. Una botta, una legnata, come fosse stata una martellata. Naturalmente quello che stavo parlando, che lui era di schiena, non si è accorto niente, è successo qualcosa. Insomma, ho detto, il guardo che era sul divano mi fa così e non dice niente, cioè allarga le braccia, come dire, cosa vuoi che ti dica. Nel 2016 ci hanno dato in mano la torre perché per fare quei progetti regionali. Noi abbiamo fatto invece lo spettacolo, consisteva nella narrazione, facevamo dei gruppi, e gli altri degli insonni preparavano le persone a livello storico. Si è smantellato tutto, avevamo 150 candele perché non volevamo accendere, perché davano almeno un po' di effetto, perciò di conseguenza si raccontava sempre un lume di candela, che era di notte. Abbiamo spento tutte le candele, guardate che non ci siano inizi di incendio e dicendo, e c'era un bel candeliere a 7 braccia che l'avevamo spento ancora prima. Poi abbiamo spento quelle piccoline che erano dentro piccoli piattini, eccetera, ce n'erano spazi dappertutto. E lì si è accesa la candela, un bel moccolone così si è acceso per conto suo. Eravamo in 2 che guardavamo, era nell'angolo, perciò anche distante da noi 3-4 metri. Ne abbiamo guardato, è rimasto acceso sempre una manciata di secondi, poi si è spento per conto suo, ha fatto un piccolo fumetto
di saluto, subito dopo, sempre quella sera lì, una delle guardie che facevano, avevamo fatto il bivacco medievale qui fuori, abbiamo detto, passate tutte le camere, che non ci dimentichiamo qualche sgabello, qualcosa che abbiamo lasciato qui. Lui è venuto su, ha detto che c'era nella sala del palazzo, che ha guardato un attimo la porta che andava lì prima degli scalini, c'era questa sfera che era subitamente azzurra, la sfera grossa come un pallone, era una cosa così, da come diceva, che poi si è trasformata in verde, si muoveva da destra a sinistra con una non grande velocità, abbastanza lentamente, però lì lui è venuto giù che è in stato confusionale micidiale, aveva due occhi così, parlava sconnesso che non si capiva cosa diceva, e dopo, quando l'abbiamo calmato, ma ci è voluto, dopodiché noi siamo andati su, non abbiamo più visto niente. Questa è la stanza di cui il nostro ospite ci ha tanto raccontato. Adesso la vediamo spoglia di tutto il proprio mobilio, ma quando lui prenotò all'interno della torre, qui c'era la panchina, c'era lo scrittorio e quant'altro. Lo scrittorio si trovava proprio sotto questa feritoia, come ci ha raccontato, ed è lì che ha visto il volto di quella che potrebbe essere Donna Verde, tanto che questa stanza adesso è conosciuta anche come la Stanza Verde. E sempre sotto quella feritoia è accaduto l'episodio del quadro. Come ci ha raccontato, questa stanza è diversa da tutte le altre per la sua volta botte, e è ben visibile quello che probabilmente in passato era una botola. Ma chi era Donna Verde? Non è che si sa molto di lei, eccetto Verde non è il suo cognome. Quello che si sa è che aveva un cospicuo patrimonio e aveva una forte influenza sia politica che ecclesiastica. Ma com'è possibile che una donna nel Medioevo avesse tanto potere? Tanto più che normalmente i beni di una famiglia venivano ereditati solo dalla progenie maschile, e nel caso in cui non ci fossero più discendenti maschili in linea diretta in una famiglia, si passava ai cugini e così via. Questa domanda ha portato il nostro ospite a eseguire alcune ricerche e a trovare la possibile spiegazione nella discendenza longobarda della donna, perché in effetti per i longobardi la discendenza poteva anche essere femminile. E dunque, che cosa c'entra la parola verde con questa signora? Probabilmente verde era il colore nobiliare che ne distingueva appunto il suo rango da, diciamo, quello rosso, quello blu napoleonico e poi quello verde. Quindi l'appellativo verde sta a indicare le sue discendenze nobili. Questa è la porta che doveva essere l'antico accesso alla torre. Si accedeva tramite una scala retraibile. Anche questa stanza ha la sua storia da raccontare, più recente di quella della Contessa Verde. A quanto pare, durante la Seconda Guerra Mondiale, qui fu imprigionato anche un certo Paolo Negri, che venne trovato morto. Non si sa se venne ucciso oppure se il suo fu un suicidio. Diciamo che di voci ne girano parecchie. E a quanto pare, durante precedenti indagini, all'interno di questa stanza Paolo Negri si è fatto sentire. La presenza di Paolo Negri sembra confermata da uno scritto di Adamo Merlo. Nel libro Vicende, confessioni ed esperienze del piccolo gerarca del periodo fascista si fa riferimento proprio a un certo NP che venne prelevato dall'ospedale di Popolone e venne condotto qui per essere interrogato. A quanto pare non uscì vivo. Questa stanza la chiameremo la stanza degli aerei, così come è stata definita per questi disegni sul muro sopra il camino. La torre è composta anche da questo ulteriore piano, nel quale però non sequestra e mai accaduto nulla di anomalo. Questo è l'ultimo piano della torre e questa è la scala che ci porta alla terrazza.
siamo nella biblioteca. Non ci sono leggende storiche legate a questo luogo, ma recentemente, durante le scorse indagini, sono stati registrati degli eventi anomali che noi questa notte verificheremo. Infine, qui siamo sotto la stanza verde, in quella che probabilmente era una prigione, e se questa è stata veramente una prigione, potrebbe avere le sue storie e i suoi dolori da raccontare.